Ciao community, bentornati per questa nuova video spremuta. È un bellissimo appuntamento oggi e intanto ringrazio i miei compagni di viaggio, Marco Visco dietro le quinte, Gianluigi Cacciotti qui di fianco a me. Ciao Gigi, come stai? Buon Ciao pomeriggio. cara, tutto bene, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro ospite Giovanni e buon pomeriggio a tutta la community ovviamente di Spremute Digitali. Esatto, infatti qui con noi abbiamo come ospite un vecchio amico di Spremute Digitali, nonché contributor. Abbiamo con noi Giovanni Tufani, io vedi mi sbaglio con gli accenti, e è co-founder di Seedball e CFO di Seedball. Ciao Giovanni, come stai? Ciao Sara, ciao Gianluigi, ciao Marco. Molto bene, pronto per andare in vacanza, quindi non vedo l'ora. E dai, bene, sono contento di essere qui con voi e grazie dell'invito. Allora, quindi diciamo che sei pronto per essere spremuto. Ci Prontissimo. sei? Sì, sei pronto. Dai, è per Prontissimo. una buona causa perché oggi parleremo di budgeting e fundraising e quindi di pianificazione economica finanziaria di un business. E da qui mi arrangerei subito alla prima domanda che voglio farti. E proprio quello che voglio chiederti è perché è importante fare una pianificazione economica finanziaria per un'idea di business e a cosa serve? Allora, guarda, domanda subito, siamo partiti subito con le domande difficili. Perché è importante una pianificazione economico-finanziaria? Allora, a mio avviso, la pianificazione economico-finanziaria è la carta d'identità di un business. Quindi ci deve descrivere tutte quelle dinamiche che si vanno a sviluppare, ovviamente all'interno di un'idea di business. Quindi deve tenere conto di tutte quelle variabili con le quali un'azienda si deve scontrare. È fondamentale perché ti permette di sapere sempre, in ogni momento dove stai, a che punto è il tuo business, a che punto è lo sviluppo. Mi piace definirlo come la bussola di ogni imprenditore e ovviamente io devo sapere dove devo andare, quindi creo un business plan che mi disegna la rotta. Ma proprio perché la rotta bisogna fare attenzione che deve essere solamente ci deve dire dove dobbiamo andare, ma non è detto che poi, ovviamente, nel corso del tempo, non dobbiamo sempre essere pronti, in maniera rapida e agile a variare a seconda anche un pochino delle opportunità che si presentano o delle criticità che si presentano sul mercato. Benissimo, quindi possiamo dire che è un po' l'aspetto tecnico di quello che è un business plan. Vuoi invece spiegarmi magari come si struttura un business plan e qual è la parte descrittiva di questo? Perché so che è molto importante anche per magari colpire l'attenzione di quelli che sono degli investitori. Allora, guarda, sì, diciamo che non possiamo mai considerarle come due parti scisse. Quindi all'interno del business plan, che di norma è un documento testuale abbastanza corposo, diciamo di norma io consiglio sempre alle realtà con le quali collaboriamo di creare un documento strutturato dai, diciamo, 20-30 pagine, dove all'interno c'è tutta la parte descrittiva che ci descrive tutti gli elementi caratterizzanti del business. Quindi l'idea imprenditoriale, il mercato, il team, la strategia di marketing, la strategia di go-to-market. E poi, come ultimo punto, ma che serve a sintetizzare il tutto, c'è diciamo, c'è la parte di, diciamo, i forecast, tutte le pianificazioni economico-finanziaria. Diciamo che uno non sopravvive senza l'altro. Quindi, se non vi sono solide basi e se non vengono presi nei punti descrittivi degli assunti corretti e aggiungo validati sul mercato dall'esperienza, ovviamente la pianificazione è solamente una serie di numeri messi lì alla rinfusa. Quindi è importante che vi sia un documento coerente che deve essere il giusto mix tra appunto la parte qualitativa e la parte quantitativa. Questo è una cosa veramente difficile da trovare, perché talvolta capita di trovare numeri messi lì con curve di crescita esponenziali basati su assunti che purtroppo non, diciamo, a una prima letta non hanno, diciamo, non hanno un valore logico. Quindi per tutti i nostri ospiti che mi auguro si debbano trovare in procinto di creare un business plan, fate sempre attenzione, cercate di creare un documento che sia basato su degli assunti solidi, validabili e verificabili, e dopodiché metterci bene, condite tutto con un'ottima pianificazione economico-finanziaria.
Una bellissima ricetta. Una bellissima ricetta, però, che non è così facile come sembra, appunto, perché la pianificazione, come hai detto tu, deve essere credibile, quindi, insomma, deve essere anche, insomma, deve tenere in considerazione vari aspetti, tra cui anche, mi viene in mente, anche quelle che sono le opportunità finanziarie. Ecco, dove si possono trovare delle opportunità finanziarie per avviare un progetto imprenditoriale e come funzionano anche? Guarda, allora, grazie per la domanda da Luigi, e permettimi solo un piccolo inciso. Allora, il business plan, a mio avviso, è un documento che deve essere fatto a prescindere dalla necessità di accedere a qualsiasi tipologia di fonte di finanziamento. Diciamo, se ne pone l'attenzione solamente quando è una banca, quando è un bando, quando è un ente di sviluppo a chiedercelo. E questa, secondo me, è una cosa sbagliatissima. Quindi è ovvio che dal punto di vista dell'opportunità può funzionare, però dovete considerare che non deve essere una cosa fatta solamente con lo scopo di raggiungere un fundraising. Il fundraising è uno strumento, non è mai un punto di arrivo per un'azienda. Questo, perdonatemi se l'ho voluto puntualizzare, ma è uno dei più grossi errori che vedo fare a tutte le realtà e, ahimè, in particolare alle startup. Quindi, vai Giovanni, vai. No, quindi sicuramente alla tua domanda dove si possono reperire le risorse finanziarie, è anche qui ci sono diversi canali, ci sono i canali pubblici, ci sono i canali privati, ci sono tutte le, ora, gli ultimi strumenti di finanza innovativa, portali di peer-to-peer lending, portali di fundraising, di equity crowdfunding. Quindi oramai, diciamo, il problema non è trovare il capitale, okay? I capitali ci sono, che ovviamente bisogna saperli richiedere nella maniera corretta, soprattutto bisogna sapere richiedere il giusto mix di capitali. Questo secondo me è molto importante. Unico inciso, che talvolta, diciamo, non viene percepito: nessuno regala soldi, che siano banche, investitori. Quindi state sempre lontano da chi vi promette finanziamenti a fondo perduto, soldi così erogati a pioggia, non esiste. Quindi la problematica non è reperire fondi, ma gestirli. Quindi ci sarà sicuramente una strategia dietro questa progettazione. E voglio capire come si progetta una strategia di fundraising e se questa strategia ha un'efficacia differente tra startup e magari piccole e medie imprese o corporate. Allora, guarda, come si progetta una strategia? Ovviamente alla base ci deve essere un business solido. Quindi, per fare un po' d'ordine, partiamo prima dalle startup. Ovvero, il fundraising deve, diciamo, essere messo in atto da una startup solamente nel momento in cui, a mio avviso, si ha un MVP ben sviluppato, si hanno un prodotto che comunque sia validato sul mercato. Il concetto di validazione è molto vario, meriterebbe una spremuta ad hoc, però comunque bisogna considerare che si parte da un, si deve avere qualcosa già di tangibile. Quindi quando mi trovo start-upper, che la prima cosa che dicono è: troviamo le fonti di finanziamento, quando non hanno validato il mercato, non sanno ancora bene chi è il loro target, lì già si è partiti col piede sbagliato. Quindi lato startup è un'attività che purtroppo non ha una procedura standard, ma ovviamente dipende da quelle che sono le singole situazioni, i singoli modelli di business. Ovvero, se faccio una startup in ambito B2B, forse i soldi mi possono servire fino a un certo punto, mi basta avere un contratto da un'azienda importante, quindi forse mi focalizzo lì. Se invece una startup to consumer, che comunque è ad alto tasso di burn rate, ovvero brucia tanto capitale all'inizio perché bisogna validare il mercato, è ovvio che lì forse il fundraising interviene in un momento un pochino precedente. Per quanto riguarda invece il fundraising per le piccole e medie imprese, che comunque in Italia considerate, diciamo, fanno parte quasi la totalità del mondo imprenditoriale, anche lì la strategia di fundraising è molto delicata, perché bisogna ovviamente avere sempre chiaro quello che è il fabbisogno nel dettaglio, quindi non si prescinde in quel momento da un business plan. Ma soprattutto poi diventa fondamentale capire quali siano le fonti corrette di finanziamento.
Vi faccio proprio un esempio banalissimo. Sono un'azienda che devo finanziare lo sviluppo di un nuovo prodotto o devo finanziare il lancio in un nuovo mercato, mi reco in banca per chiedere alla mia banca di avere un finanziamento, dovrò scegliere il giusto finanziamento. Può sembrare banale, ma vi posso assicurare che non è così, ma dovrò chiedergli un mutuo, chirografario, non gli vado a chiedere un affidamento di conto corrente, perché quello serve per un'altra finalità, serve per esigenze a breve termine, magari per copertura di, diciamo, di scoperti brevi. Quindi anche qui bisogna fare attenzione, bisogna affidarsi alle persone giuste e ovviamente fare in modo che si sappia sempre bene quello che si sta cercando. Su questo permettetemi una piccola digressione. Purtroppo, e ve lo dico dopo 6 anni che abbiamo avviato Seedball, purtroppo l'imprenditore medio tralascia troppo questa componente, demandandola troppo spesso all'esterno, al vario commercialista, al consulente o all'azienda. Ecco, secondo me una padronanza da parte dell'imprenditore su queste tematiche non può non esistere. Quindi io invito sempre a, per carità, chi si affida a noi, siamo ben contenti di aiutarli, ma a quel punto è importante che anche loro capiscano quello che si sta facendo, perché la comprensione è fondamentale da parte dell'imprenditore. Ovviamente per avere il polso un po' della situazione generale, insomma, perché anche da lì passa il successo di un'azienda. Però voglio... c'è un detto che si dice che nelle aziende cash is the king. Quindi posso avere un'azienda redditiva con margine, ma se non ha liquidità per gestire l'operatività, gli investimenti, non va da nessuna parte. Questo perché? Perché sicuramente c'è un problema anche dal punto di vista emotivo, perché un'azienda che ha problemi finanziari, ma finanziari inteso come pagare fornitori, pagare dipendenti, incassare dai clienti, è un'azienda che diciamo, si mette una complessità soprattutto di natura psicologica. Quindi questo l'ho riscontrato su tantissime realtà, talvolta poi pregiudica la bontà del business e tutta la strategia operativa. Quindi se un'azienda non sta serena dal punto di vista finanziario, talvolta anche con l'idea vincente rischia di non riuscire a valorizzarla. E secondo te, Giovanni, questo tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo con il coronavirus ha messo un po' in luce anche questa precarietà o questa approssimazione finanziaria nelle aziende? Allora, sì, soprattutto per le micro e piccole imprese. Voi tenete presente che le micro e piccole imprese finanziano oggi diciamo, la liquidità di ieri. Quindi voi immaginatevi che tutti i negozi, tutte le attività commerciali, tutte le attività anche di servizi, si sono trovati dall'oggi al domani di non avere più quelle entrate che gli permettevano di pagare magari 2 mesi precedenti. Quindi non viene fatta una pianificazione finanziaria, quindi il Covid diciamo, acutizzato molto questa parte. Quindi quando si dice le aziende rischiano di morire, è proprio realmente così, perché soprattutto le piccole aziende, quelle a conduzione familiare, ovviamente nel momento in cui hanno un blocco così lungo, ovviamente non riescono a far fronte a quelle che erano le loro, diciamo, obbligazioni verso clienti, fornitori e dipendenti. Quindi il Covid non ha fatto da questo punto di vista bene. Dall'altra, non vi nascondo che parlo ovviamente solamente dal punto di vista economico, perché ovviamente dal punto di vista umano quello che è successo col Covid è di una drammaticità enorme, perché ogni volta che diciamo, c'è una vita che si perde, ovviamente è una sconfitta per l'umanità. Però considerate che dal punto di vista economico, secondo me, nel medio-lungo termine ci saranno dei benefici, perché il Covid, secondo me, riuscirà a rompere in qualche modo dei comportamenti che non erano virtuosi dal punto di vista economico-finanziario, quindi di aziende che erano precarie, non si riuscivano, quindi si autofinanziavano, si indebitavano, e che quindi non avevano una gestione sana del loro business. In più, guardiamolo anche dal punto di vista di sistema paese italiano, tenete presente che con il decreto rilancio e con le altre cose che, diciamo, le altre, diciamo, DPCM che andranno a fare nei prossimi periodi, tenete presente che secondo me ci sarà comunque il mondo dei finanziamenti sarà molto
riprenderà e quindi potranno esserci opportunità per chi ha delle idee realmente innovative. E per riprendere un po' una citazione, è nel mezzo delle difficoltà che nascono le migliori opportunità, quindi esatto. Speriamo che almeno da questo punto di vista possa rappresentare sì un'occasione di rilancio. Ti ci aggiungo una virgola, sperando che vengano gestite bene le risorse e che non ci sia il solito corsa degli squali, che purtroppo quando si parla di finanza agevolata c'è un po' sempre un po' una situazione delicata. Esatto. Gli sciacalli comunque si chiamano così fondamentalmente, escono sempre fuori in queste situazioni e prepariamoci perché secondo me ce ne saranno. Invece voglio tornare con te Giovanni un po' al discorso che dicevi prima, stavamo parlando di startup e hai messo in evidenza che si fa magari il passo un po' più lungo, quindi si vanno a cercare anche finanziamenti, però non si valida prima l'idea. Se tu dovessi mettere in scala, tu che hai avuto anche esperienze appunto di lancio e di accompagnamento anche di startup e di progetti alla realizzazione, quali sono le problematiche, almeno nel contesto Italia, maggiori? Cioè, qual è ciò che fa fallire di più un'idea di startup? Perché quando si parla poi di numeri, sembra che le startup siano destinate a fallire, salvo qualche eccezione, insomma, che conferma però un trend negativo. Secondo te qual è la criticità maggiore e dove si può intervenire da questo punto di vista? Guarda, ti rispondo in questo caso non da intervistata da video spremuta, ma da startup perché ha fatto fallire diversi progetti portati avanti da noi internamente. Il grosso problema è quello di innamorarsi troppo della propria idea e soprattutto considerare che il tuo cliente target sia la persona che la pensa come te, che sei il creatore dell'idea. Quindi questo è il maggior errore che può fare uno startup, quindi il pensare che tutti i clienti la pensino come lui, e quindi questo è proprio il motivo per cui serve una validazione del mercato. Quindi sicuramente una cultura nei prossimi anni legata all'approccio agile, al design thinking, alla validazione del mercato, potrebbe essere una ricetta per abbassare quella percentuale di fallimento di un business, che ad ora è pressoché, non dico vicino al 100%, però diciamo ce la fanno in pochi. Ok. Ma alla fine diciamo che il fallimento è una parte di quello che è il processo imprenditoriale e secondo me è uno dei punti di forza per poter far crescere poi il business in maniera più sana, solida, veloce. Perché, come dice il libro Lean Startup, più fallisci in fretta, più impari in fretta. Quindi questo, secondo me, è uno dei cardini per far crescere un business. E se ti va, visto, sia da startupper che come persona che comunque segue molte startup e imprese, quali sono le caratteristiche che deve avere un business per crescere veloce, sano e senza problemi magari di la paura di non avere soldi da investire o cose di questo genere? Ma guarda, allora potrebbe sembrare banale, ma un business funziona se c'è un team dietro che lo sviluppa, un team poliedrico. Anche su questo mi sono dovuto ricredere, ripeto, da parallelamente a Sibol abbiamo portato avanti degli altri progetti di startup in cui un team non totalmente focalizzato sul progetto, un team nel quale mancavano componenti fondamentali che fossero marketing, sviluppo o business, erano una delle cause primarie di fallimento. Quindi la prima cosa che dico è avere un team. Un team vuol dire, attenzione, avere un team, ma avere un team allineato. Che visto che stiamo parlando di fundraising, tante startup falliscono perché magari le cose non vanno come devono andare. Ovviamente lo startupper all'inizio non ha delle altre forme di sostentamento e quindi se gli imprenditori non sono allineati tra loro, c'è il rischio che arrivi dopo 6 mesi che c'è lo startupper che ha famiglia, all'affitto, al mutuo, che è quell'altro che invece potenzialmente può continuare perché vive a casa con mamma, e quindi oppure magari ai soldi di famiglia. E quindi anche lì un team non è solo avere competenze, ma averli anche allineati all'interno dello stesso momento di vita
e dello stesso momento in cui si trovano dal punto di vista di maturità di business, perché ovviamente se no alla prima difficoltà, perché tanto puoi programmare quanto vuoi ma non sempre tutto va come ti aspetti, nel bene e nel male, e quindi alla prima difficoltà ovviamente il team si, diciamo, perde coesione. Quindi questo sicuramente il team è fondamentale. Seconda cosa, ti ripeto, è quella che dicevo prima, quindi approcciare il mercato in una maniera lean. Quindi anche lì prototipare, sviluppare, testare e riprototipare, sviluppare e testare. Quindi fare un circolo, diciamo, un circolo iterativo è fondamentale, perché senza di quello ovviamente si rischia di spendere tempo e soldi su attività che realmente poi alla lunga non portano valore, oppure che ti bloccano. Quindi questo, secondo me, sono le due cose fondamentali: approccio agile e team poliedrico e coeso e dallo stesso punto e nella stessa situazione. E qui... quindi per... Vai. No, era la curiosità del termine poliedrico. Poliedrico intendi ovviamente multidisciplinare, e quindi per te sono importanti tutte le skill che può avere una persona. E sulle... Non ho usato multidisciplinare per un motivo, perché non è solamente un multidisciplinare dal punto di vista di competenze. Esatto, infatti ti stavo dicendo delle shape. Ok, scusa Sara, ti ho interrotto. No, l'hai fatto benissimo, vai. Hard skill, ok, quindi non solo ho bisogno dell'uomo marketing, l'uomo sviluppo e l'uomo finance, ma vuol dire avere anche all'interno del team delle competenze in cui c'è quello che è un po' più creativo, c'è quello che è un po' più pragmatico, anche all'interno delle diverse competenze. E permettimi una piccola marchetta commerciale, a mio avviso questo è un po' il punto di forza di Seedball, in cui ci sono delle persone, un team che diciamo si mixa nella maniera corretta con competenze e con attitudini che, seppur talvolta in un momento di costruzione sfrigolano tra loro, perché ognuno cerca di dare acqua al suo mulino, nel medio e lungo termine ovviamente porta tutto ad uno step successivo. Quindi questo secondo me è fondamentale, un team, per questo ho definito poliedrico e non complementare o multidisciplinare. Invece io voglio essere un po' più cattivo, Giovanni, perché abbiamo capito, abbiamo un po' inquadrato quello che è anche il profilo generale, insomma, che possiamo vivere in Italia. Però voglio fare un salto e un paragone anche con gli Stati Uniti, che nonostante tutto rimane ancora la terra, insomma, del sogno americano, di dove tutto è possibile, di dove da un garage si può arrivare fino, insomma, alla cima delle aziende più fruttuose del mondo, non d'America. E ti chiedo ovviamente, ce la può fare chiunque? Cioè, anche una persona che non ha un network, che attualmente non ha delle skill, può arrivare comunque da qualche parte, può formarsi, può realizzare un qualcosa, secondo te? Personalmente ritengo che il mondo oggi, ovviamente soprattutto quello occidentale, che è un pochino più diciamo, di mia conoscenza, quindi tutto il mondo europeo, il mondo americano, sicuramente chiunque può arrivare. È ovvio che diciamo, può sembrare banale come frase, però si deve avere fame in tutti i sensi. Quindi bisogna aver voglia di faticare, di mettersi in gioco, di sbagliare, di lavorare di giorno e di notte. Anche se su questo, secondo me, per fare lo startup, per fare il businessman, non devi lavorare di giorno e di notte, ma devi fare in modo che ami il tuo lavoro, perché a quel punto non ti peserà mai. Quindi c'è sicuramente ce la può fare chiunque. Di contro vi dico anche che però non tutti possono farcela. Nel senso, non tutti sono pronti, non tutti hanno le attitudini. Quindi anche lì, alla domanda chi vuole farcela ce la può fare, ma non tutti ce la possono fare, perché comunque passa un pochino da delle attitudini anche personali. Ok. No, la mia era puramente a livello di strumenti a disposizione. Poi è ovvio che la motivazione gioca gran parte del ruolo, e soprattutto anche la
parola ormai un po' abusata, la resilienza, quindi anche la capacità di superare eventuali difficoltà e fallimenti. Noi abbiamo fatto, già Sara lo ha anticipato prima, noi ne abbiamo fatto quasi un vanto, insomma, di riconoscere anche la cultura del fallimento come parte del processo stesso, proprio perché da lì si impara e per non sbagliare più, però quantomeno, insomma, per migliorare sempre un prodotto. E a proposito di migliorare prodotto, abbiamo parlato anche di MVP, che però non tutti potrebbero sapere di cosa stiamo parlando. Ecco, ci puoi spiegare a livello tecnico cos'è una MVP e perché è importante nel processo di creazione di un prodotto o di un servizio? Allora, sì, facciamola semplice. Che cos'è un MVP? L'MVP è un, chiamiamolo un prototipo con le funzionalità minime che mi permette di testare la mia idea di business. Ora, dentro al concetto di prototipo ci sta tutto e niente, quindi non c'è una regola ben definita, quindi potenzialmente un prototipo potrebbe essere una pagina web, potrebbe essere un oggetto funzionante, potrebbe essere un tante cose, diciamo, non è una formula standard, non c'è una versione, diciamo, è una cosa che ovviamente deve rispondere a quelle che sono le aspettative che tu hai del tuo business, quindi è più semplice ovviamente declinarlo dal punto di vista di una piattaforma web. Banalmente un MVP può essere una landing page che racconta il prodotto, ci spiega come funziona con un video magari che ci racconta, ci parla un po' del pricing e ha una call to action che spinge l'utente a dirgli registrati per capire se effettivamente quell'idea poi risponde ai bisogni e soprattutto così come l'ho raccontata suscita interesse. Quindi questo ovviamente quando si tratta di una piattaforma è più semplice. Quando si tratta di un prodotto fisico, di uno store, di altre cose, ovviamente è un pochino più complicato. Però con un po' di ingegno, secondo me, si può arrivare ad avere un MVP in tutti gli ambiti. L'unico che potenzialmente, l'unica cosa che forse quel settore un po' di nicchia, tutto ciò che è legato al mondo dell'innovazione, legato al mondo del pharma, perché ovviamente lì per raggiungere l'MVP ci sono dei costi importanti. Quello è l'unico settore sul quale forse il paradigma del fundraising deve essere un po' invertito, però sul resto è fattibile su tutto senza nessun problema. Un negozio fisico può avere il suo MVP. Ok. E se ci sono delle realtà che magari vogliono provare a fare un progetto e a portare un MVP a compimento, ma non sanno come fare e hanno bisogno magari anche di soldi, ci sono delle strategie per poter coinvolgere quelli che sono degli investitori e farsi validare oppure far investire in un'idea? Guarda, allora, a mio avviso, se io ho bisogno di... non riesco a reperire nelle cosiddette 3F, che ora spieghiamo che cosa sono, i soldi per mettere in piedi un MVP, a mio avviso il tuo MVP è una cosa troppo complessa. Ok, quindi l'hai pensato troppo complicato. Che intendo per 3F? Banalmente, family, friends e fools. Quindi se su un'idea non riesci a coinvolgere queste tre tipologie di persone e tu non sei disposto ad investire un po' del tuo tempo, un po' dei tuoi soldi in un progetto, c'è già lì un primo campanello d'allarme. Quindi questo secondo me è molto da tenere presente. Quindi magari hai complicato troppo l'MVP, mettiamola così. Ok. E è una notizia di recentissima, c'è stata una startup che ha praticamente guadagnato, se riesco anche a condividere un po' anche la notizia stessa, che è riuscita a guadagnare 100.000 euro. L'agenzia delle entrate però gliene ha chiesti 110.000, insomma, tra addizionali e eccetera. Ti volevo chiedere un po' una provocazione. Com'è la situazione delle startup in Italia e com'è la situazione delle startup nel mondo e se possiamo ancora definirci un terreno florido per quanto riguarda, ecco, l'innovazione?
Allora, guarda, io diffido sempre da quando leggo questi articoli, ok? Partiamo da questo presupposto. Non, in quanto talvolta vengono sparati dei numeri, delle cose che non mi tornano, diciamo, una certa padronanza su tutto quello che è la normativa contabile fiscale alla quale va, diciamo, che deve essere seguita dalle realtà. Ti dico che secondo me talvolta c'è anche c'è una non chiarezza di come vengono definiti i dati. Vi faccio un esempio perché secondo me magari molte persone che ci ascoltano sono liberi professionisti, ok? Quando ti dicono che io considero nella pressione fiscale di un autonomo quelli che in gergo sono sia il saldo dell'anno precedente che gli acconti degli anni successivi. Ora, quello ovviamente è un tu dici, quest'anno ho pagato le tasse due volte, ho pagato una percentuale di tasse elevata. Poi voi tenete presente che questo va contestualizzato, perché se io oggi domani chiudo l'azienda, l'anno prossimo non devo pagare nulla. Quindi però anche di come vengono buttate qui queste notizie sul web, talvolta ci sono dei numeri che non sono proprio realmente corretti. Detto questo, dal mio punto di vista, in Italia il grosso problema che ci rende un paese un pochino ostico all'innovazione è legato tanto al costo del lavoro, che secondo me in una fase iniziale per una startup non è proprio ostativo, però quando la startup inizia a crescere, quello inizia a diventare un fardello molto, molto pesante. Per chi non lo sapesse, il costo del lavoro, o ancora meglio definito come cuneo fiscale, è quella parte che eccede la retribuzione netta di un dipendente. Quindi il dipendente prende 1.200 euro, arriva con fisco e contributi a costare all'azienda 2.500 euro. Quindi quello è sicuramente un gap enorme verso l'estero. Altri, diciamo, dal punto di vista della tassazione, io dico sempre che quando mi inizio a preoccupare della mia tassazione, quasi per una startup un happy problem, perché potenzialmente una startup non all'inizio non dovrebbe produrre utili, perché potenzialmente non dovrebbe produrre utili. Per inciso e chiudo, se si ha una programmazione e ci si affida a delle persone competenti, si riesce tranquillamente a conoscere bene quelli che sono il mondo circostante e lo si può adottare, nel senso che affrontare. Scusatemi se mi dilungo su questo, ma secondo me è importante, ci ritorno per la seconda volta, un'educazione finanziaria degli imprenditori e delle persone è fondamentale. In questo paese tante cose non vanno bene perché non c'è un'educazione finanziaria. Se tu prendi N imprenditori e gli chiedi banalmente, non so se l'avete vista, la scorsa settimana è uscita l'intervista del milanese imbruttito sul Covid, dai, è stato un video con non so quanti milioni di visualizzazioni. Ecco, sarebbe da fare, da andare da imprenditori, fare un'intervista del genere e fargli delle domande dal punto di vista fiscale, contabile e contributivo. Le risposte sarebbero più o meno le stesse, che cos'è l'IVA o che cos'è l'INPS, più o meno si risponderebbero allo stesso modo. Quindi voi capite bene che io devo conoscere le regole del gioco e questo purtroppo in Italia non funziona. Si dice no, ma io non ne capisco di bilancio, ma io non ne capisco di finanza, c'è chi me lo fa. Bisogna sapere le regole del gioco. Se io gioco a pallone devo sapere che cos'è il fuorigioco, che cosa sono i cartellini e cosa sono i calci di rigore. Se io non so le regole entro cui mi devo muovere, non, il mio business soffre. Quindi questo è un concetto che è difficilissimo da far passare e non riesco proprio a capirne il motivo. Un'educazione finanziaria dovrebbe partire dalla prima elementare, no? Quando si parla della Costituzione si dice che cos'è l'IVA, perché al di là del business ti impatta sulla tua vita di tutti i giorni. E in più, se scegli di fare business direttamente, capite bene che non posso non saperlo. Esatto, è vero, sono d'accordo su questo. E una domanda che volevo farti, appunto, sempre rimanendo in tema di finanza, è uscito su Spremute Digitali qualche giorno fa un articolo che parla di exit. E visto che tu prima hai nominato Happy Problem delle startup,
Un exit può essere un happy problem oppure no? Nel senso, un imprenditore quando si trova davanti a una proposta di vendita, di acquisizione di una startup per 30 milioni di dollari, come quella che è descritta nell'articolo per quanto riguarda Vine, che venne acquisita da Twitter nel 2012, può essere considerato un happy problem oppure un fallimento, tra virgolette, ecco. Ah, guarda, anche qui non c'è secondo me una regola ben definita. C'è chi, diciamo, secondo me è molto importante quello che una persona vuole fare nella propria vita. Ok, quindi ovviamente è una questione puramente soggettiva. Quindi se io, soprattutto per quando ho dei progetti di business legati a startup di prodotto, talvolta l'acquisizione diventa come ultimo stadio per poter far crescere il business. Perché talvolta si arriva ad un momento in cui c'è una stagnazione, in cui per crescere non puoi più andare da solo, ma devi entrare in realtà più strutturate. Quindi anche qui ci sono proprio degli startup seriali. In Italia ce ne sono due o tre che sono abbastanza competenti, che fanno exit seriali, che muovono tutto il loro business con l'ottica di creare valore e poi venderlo a realtà più importanti. Stessa cosa anche quando poi comprano i venture capital, quindi quando investono all'interno delle aziende business angel e venture capital, il loro obiettivo è quello di monetizzare. Io personalmente sono un pochino più attaccato al concetto romantico di impresa, no? Nel senso, per me la startup diventa come un figlio, e quindi liberarmene è una cosa molto complessa. Però ripeto, ovviamente questo è puramente soggettivo e quindi, diciamo, sicuramente per un imprenditore è un happy problem questa cosa. L'unica cosa che mi permetto di dire è che l'imprenditore deve, anche lì non sai mai se qualcuno ti vorrà comprare, ma devi pensare come se qualcuno ti volesse comprare. Quindi anche lì, soprattutto quando si tratta di team strutturati, di organizzazioni, si deve già anche lì fare una pianificazione da tutti i punti di vista economico, finanziaria, di modello di sviluppo che vada in quella direzione. Perché ovviamente se il mio obiettivo è raggiungere un exit, farò delle scelte, degli investimenti che magari penalizzano la redditività di breve termine in ottica di una di lungo termine, oppure farò delle valutazioni dal punto di vista fiscale di un determinato ordine, oppure se non voglio vendere farò altre tipologie di valutazione. Quindi ripeto, questo purtroppo non è una regola fissa. Ok, abbiamo provato a lambire un po' l'argomento, però adesso ci vado dritto perché è una nostra, ormai è un nostro rituale. E in chiusura, con quello che abbiamo attraversato, insomma, del Covid e tutto l'impatto anche che ha avuto su piccole e medie imprese e startup, noi chiediamo sempre, e la risposta può essere anche lontana dalle scrivanie, Giovanni, quindi ti chiedo, da dove ripartiamo? Da dopo il Covid? Sì, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, da dove ripartire? Che consiglio ti senti di dare? Può essere una parola chiave, può essere un concetto, può essere una strategia, insomma. Che Dal consiglio ci bicchiere dai? mezzo pieno. Dal bicchiere mezzo pieno, ok? Parto da Cioè, lì. ce la puoi spiegare? Sì. Ripeto, anche qui si sono sprecati aforismi, no? Che nei momenti di crisi ci sono le più grandi opportunità, quindi sarebbe ridondante. Però questo è un momento in cui devo guardare il bicchiere mezzo pieno e posso rischiare. Quindi le persone possono e devono rischiare. E guardate, vi racconto questa cosa che mi ha fatto particolarmente, dal mio punto di vista, piacere. Ieri pomeriggio si sono venute qui da noi in Fluid, in Seedball, due persone, due professionisti con i quali collaboriamo con Seedball sporadicamente. E erano persone che fino a 5 mesi fa avevano nella loro testa solamente la mentalità di lavoro dipendente, lo stipendio fisso, la partita IVA veniva vista come la bestia più nera, una bestia nera, e soprattutto non c'era il coraggio di volersi mettere lì e mettersi in gioco. Ieri li ho trovati dopo 5 mesi in cui la loro azienda durante il Covid li ha licenziati, gli ha dato il ben servito in maniera molto
molto garbata. E sono venuti da me con uno spirito, con una voglia, una carica di mettersi in gioco, di sviluppare nuovi business, anche cose trasversali, anche andando a valorizzare delle loro passioni e non solo quelle che erano le loro competenze, che devo dire mi hanno lasciato veramente sorpreso positivamente. Tant'è che molto volentieri gli daremo come Seedball un supporto nel provare a realizzare i loro sogni. Quindi non parlo dello startupper di 22 anni, ma parlo di una persona con 4 figli, quindi quasi, quasi in ingresso sui 50 anni, e un'altra persona con 2 figli, con anche lei più grande di 40 anni. E quindi per questo che penso che su questa cosa il Covid sia una benedizione dal punto di vista ovviamente business, quindi guardiamo il bicchiere mezzo, mezzo pieno. Ok, siamo arrivati in chiusura. Grazie. Ti ringraziamo Giovanni per averci fatto compagnia e per i consigli che ci hai dato. Ricordiamo ai nostri spettatori che potete rivedere questa live e tutte le altre sui nostri canali social, quindi sul canale YouTube o sulla pagina Facebook. Non dimenticate ovviamente di vedere, di visitare spremutedigitali.com per contenuti freschi ogni giorno, e le spremute live torneranno live l'ultima settimana di agosto, quindi per 2 venerdì non ci saremo noi in live, ma abbiamo già pensato a un'ottima sostituzione, insomma, delle nostre simpatiche facce. Ringrazio ancora Giovanni, ti aspettiamo per una prossima spremuta live. Ringrazio ovviamente Sara e Marco dietro le cuore. Un saluto alla nostra community. Ciao a tutti.